Saluta i suoi preti, il vescovo a Montallegro, e li chiama amici. È un cammino bellissimo quello che ho fatto con voi, spiega l'omelia. Non è un discorso di addio, piuttosto un saluto colmo di gratitudine. Nei 17 anni di servizio, dice, ho desiderato seguire un comandamento: amatevi gli uni gli altri. Ho desiderato davvero che crescessimo nell'amore gli uni per gli altri, andando al di sopra del rispetto, al di sopra della tolleranza, al di sopra amarci gli uni gli altri. E come Gesù ha terminato questo discorso dicendo: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri, a me viene da chiedere: continuate questo cammino di amore fraterno, di fraternità vera. Continuate, per favore. Quanto bene ha fatto la nostra fraternità al nostro popolo. Quale testimonianza è stata il vederci fratelli sereni gli uni con gli altri. Oggi, occasione nella quale celebra i 25 anni di ordinazione episcopale, Monsignor Teresini ricorda che sarà emerito, presente sul territorio, sicuro di poter contare sui sacerdoti ancora una volta. Ricorda le ordinazioni, tante, comprese le tre di domenica prossima, 23 maggio. Davvero una grazia, dice, poterle presiedere. Tutto questo sotto gli occhi di Maria, la nostra madre, la nostra patrona. Finisco sotto i suoi occhi, così come il nuovo vescovo comincerà sotto i suoi occhi. Nelle sue mani vi affido come ultimo atto verso il mio presbiterio. Oggi la giornata dei sacerdoti è stata un'occasione anche per fare un ringraziamento. Sì, desideravo proprio avere un momento con i sacerdoti con i quali mi sono sentito davvero una cosa sola. Il Concilio parla sempre del vescovo col suo presbiterio e io l'ho sentito molto questo legame continuo. Quindi grazie ai sacerdoti, grazie a quello che hanno fatto e spero che anche i fedeli tutti siano grati ai loro sacerdoti. Si spendono i nostri sacerdoti, sono ammirevoli i sacerdoti di Chiavari, si danno veramente tutti. E poi voglio ringraziare per i sacerdoti che il Signore mi ha dato di ordinare, ci ha dato in questi 17 anni. Quasi tutti gli anni, eccetto due, abbiamo avuto ordinazioni e non è poco in un tempo in cui ci sono diocesi che sono anni e anni che non hanno preti nuovi. Anche di questo bisogna ringraziare. E anche di questo invito i fedeli a ringraziare.